Benvenuti al ripasso sul risico da parte dell'Associazione dell'Ordine della Rocca per il Comune di Bra. Questo gioco è adatto a un'età di 14 o più e il numero di giocatori va da 3 a 6. Lo scopo del gioco è quello di raggiungere per primi l'obiettivo della propria carta segreta. Aprite il tabellone sul tavolo, poi prendete i due mazzi, territorio e carte segrete obiettivi. Li mescolate e li mettete sul tavolo. Poi ogni giocatore sceglie un colore e a testa si lancia una volta il dado e chi farà il valore più alto sarà il primo giocatore. In caso di pareggio bisogna rilanciare il dado. Ora, a partire dal primo giocatore, dalla sua destra, quindi in senso antiorario, ci si dispone sul tavolo. Uno dei giocatori dovrà fare il mazziere e durante la partita dovrà distribuire le carte e le armate. All'inizio della partita prende il mazzo obiettivi e ne distribuisce uno a ogni giocatore. Ogni giocatore dovrà guardare questa carta in segreto per tutto il tempo della partita. Le altre carte possono essere messe nella scatola. Poi il mazziere darà un numero di carri armati ai giocatori pari al loro numero. Quindi in questo esempio, in 4 giocatori, ogni giocatore riceverà 30 carri armati. Poi il mazziere prende il mazzo delle carte territorio, elimina i due jolly, mescola e distribuisce tutte le carte a tutti i 4 giocatori. In questo momento non è importante se i giocatori non riceveranno una quantità equa di carte. Quindi il mazziere ha distribuito i carri armati ad ogni giocatore in base alla tabella del regolamento e tutte le carte del mazzo territori a tutti i giocatori. Non è importante che il numero di carte sia uguale, ma che siano ben distribuite. Ogni giocatore guarda quindi solamente i territori presenti sulle carte assegnate e distribuisce un carro armato, un'armata per ogni territorio. Quindi il mazziere che avrà ricevuto le carte territorio aggiungerà i due jolly che aveva precedentemente rimosso e mischierà il mazzo e lo posizionerà sul tavolo. Poi, in ordine di turno, ogni giocatore rinforza i propri territori con le restanti armate. Ogni turno del giocatore è diviso in 3 fasi. La prima, la disposizione delle armate, ovvero ricevere i rinforzi e la loro distribuzione. La seconda, il combattimento contro le armate avversarie, ed è una fase facoltativa. La terza è solo uno spostamento di alcune o tutte le armate da un territorio a un altro contiguo a quello del giocatore di turno. In questo turno d'esempio del giocatore giallo, nella fase di disposizione delle armate, il giocatore riceverà dal mazziere un numero di carri armati a seconda del numero di territori controllati diviso 3 per difetto. Quindi conta tutti i territori da lui occupati, in questo esempio 14, diviso 3 fa 4,6, per difetto 4 e ottiene 4 carri armati dal mazziere. Poi dal numero di continenti controllati riceverà un numero di carri armati supplementari a seconda della tabella del planisfero. Quindi in questo caso dall'Africa ottiene altri 3 carri armati. Il giocatore inoltre ottiene delle armate supplementari se vorrà giocare una combinazione di carte e territori in suo possesso. Le carte territorio sono tenute segrete agli avversari finché il giocatore vorrà scartarne con una combinazione per ricevere più armate secondo la tabella del regolamento.
Inoltre, il giocatore riceverà altre due armate supplementari per ogni carta territorio scartata il cui territorio è sotto il suo controllo. In questo esempio, il giocatore giallo scarta un Madagascar, un Africa del Sud, un Congo, che sono di sua proprietà, ricevendo 10 armate per questo tris, più 2 armate per ogni carta perché è sotto suo controllo, quindi 10 più 6, 16 armate. Le carte scartate vengono date al mazziere, che li prenderà e le metterà nella scatola. Il mazziere gli darà le armate spettanti, quindi 6 più 10. Ogni bandierina vale 10 armate, più le 7 di prima. Il giocatore riceve quindi le armate e le dispone a piacimento sui propri territori controllati. In questo esempio del giocatore giallo, guardiamo la fase 2, il combattimento. Il combattimento non è obbligatorio ad ogni turno, ma lo scopo è un attacco e l'eliminazione delle armate avversarie nei territori confinanti per permetterne quindi un'occupazione. Ogni attacco obbliga il giocatore di turno a spostare un'armata da un territorio controllato a una zona adiacente, che sia via terra o anche via mare. Il via mare è riconoscibile attraverso i tratteggi. L'attaccante dichiara ad voce alta il nome del territorio attaccato e di quello da cui attacca. E se questo annuncio non viene omesso, il difensore può togliere 3 armate dal territorio da cui è partito l'attacco e ridarle al mazziere. In questo esempio di combattimento, il giocatore rosso dichiara di voler attaccare dalla Gran Bretagna all'Europa settentrionale ai danni del giocatore blu. In questo caso attaccherà con 3 armate, di cui una deve sempre rimanere di presidio, e il difensore si difenderà con le 3 armate e quindi riceverà i suoi 3 dadi blu, mentre il giocatore rosso lancerà i 3 dadi rossi. I dadi vengono messi in ordine. E in questo caso vedete che il giocatore blu si difende una volta e vince, il giocatore rosso vince in quest'altro scontro e anche in quest'altro scontro. Quindi il giocatore blu perde 2 delle proprie armate che vanno nella scatola, mentre il giocatore rosso ne perde una. Nel caso in cui ci fosse stato un pareggio, allora sarebbe il giocatore blu a vincere, il difensore. Quindi in questo caso avrebbe vinto 2 volte il blu e quindi 2 armate rosse sarebbero state eliminate e una invece eliminata dall'attacco del rosso. L'attaccante in questo esempio dichiara di attaccare dal Siam l'Indonesia via mare. L'attaccante quindi dichiara quanti dadi vorrà utilizzare e li sposta dal suo territorio a quello dell'avversario. E getta i dadi rossi relativi all'attacco. Il difensore dichiara con quante armate vuole difendersi. Massimo 3 e lancia i relativi dadi blu. Si procede quindi a un confronto dei risultati. In questo esempio l'attacco del giallo è devastante perché ogni cifra rossa supera la cifra blu in ordine del valore maggiore.
quindi il 5 batte il 2, il 3 batte l'1 e il 2 batte l'1, quindi tre armate verdi vanno al mazziere. L'attacco può essere ripetuto oppure si può procedere un attacco in un'altra zona. In questo caso il giocatore giallo attacca di nuovo con tre dadi, mentre il difensore può proteggersi solo con un dado blu. In questo caso il giocatore verde viene eliminato dal suo territorio e il giocatore giallo guadagna una carta nuova a territorio che tiene segretamente in mano. Il giocatore giallo quindi ha rinnovato il combattimento e ha concluso, ma potrebbe anche procedere ad attaccare in un'altra zona. L'attaccante può sferrare tutti gli attacchi che vuole, da un solo territorio ma anche da tutti gli altri territori sotto suo controllo, senza alcun ordine prestabilito. Questa fase finisce quando l'attaccante sospende gli attacchi o se rimane con un solo carro armato per ogni dei suoi territori controllati. Tutte le armate che vengono distrutte nei combattimenti vengono ritirate direttamente nella scatola. In questo esempio di turno giallo, nella fase 3, il giocatore giallo può fare uno spostamento, che non è obbligatorio, ma può farne solo uno ad ogni turno, e deve venire con una parte delle armate, di cui almeno una deve rimanere a presidio, in un territorio comunque controllato che sia contiguo via mare o via terra. Quindi, per esempio, questo spostamento. Oppure via mare questo spostamento. È importante sapere che quando un attaccante, in questo caso sempre il giocatore giallo, distruggerà l'ultima armata dell'ultimo territorio di un avversario, si impadronerà anche delle carte territorio del giocatore sconfitto che verrà eliminato dal gioco e potrà utilizzare dal prossimo turno. Il difensore sconfitto quindi viene eliminato dalla partita, ma ciò non può avvenire prima della fine del quarto turno. Il vincitore è colui che raggiunge per primo il suo obiettivo della sua carta segreta. Qualche consiglio per la partita. Sappiate che è bene non disperdere le proprie armate e concentrarle nelle posizioni sempre più favorevoli per la conquista di altri territori. Se c'è qualche territorio troppo lontano per conquistarlo, spesso è meglio trascurarlo piuttosto che diluire le proprie forze per difenderlo ad oltranza. Il giocatore che organizza saggiamente la sua strategia e la porta a termine in diverse mosse vince più facilmente di quello che tenta sempre di attaccare disordinatamente. Ricordate che questo non è soltanto un gioco d'attacco ma anche di difesa. Siate pronti quindi a difendere i territori che occupate via via che essi vengono attaccati. Questo tutorial è stato presentato dall'Associazione Ludico-Culturale Ordine della Rocca, che vi consiglia di acquistare online da stupeficium.com, che vi consegnerà i giochi a domicilio. Grazie dell'ascolto e buon gioco!